Eccoci pronti, nuova edizione del nostro TG, cominciamo dai titoli. Pippo Callipo rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura, Zingaretti con lui rivoluzione dolce verso il cambiamento, intanto Liberio si sgancia dal partito. I 30 lavoratori licenziati dalla Coop Service hanno presidiato l'ingresso dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, chiedono di poter tornare al lavoro. I lavoratori dello studio radiologico di Siderno protestano perché da 5 mesi non percepiscono lo stipendio. Presentati a Vibo i dati del turismo in Calabria, dal report su arrivi e presenze si evince una crescita progressiva. Le aziende agricole in fermento, il 4 dicembre mobilitazioni a Lamezia, danni del maltempo e concorrenza sleale stanno mettendo a dura prova il settore. Beccato dalla polizia a Cosenza, un cittadino romeno colpito da decreto di espulsione per i reati di violenza sessuale e rapina a mano armata. Il Cosenza impatta con lo Spezia in casa per 1-1 nell'anticipo della 14ª giornata del campionato di Serie B. Il Crotone pareggia contro il Cittadella. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la piazza cosentina delle sardine, 2000 le presenze stimate dagli organizzatori. Vediamo. Facciamoci sentire! E soprattutto alziamo le teste delle nostre bellissime sardine! Il tam-tam sui social ha funzionato anche a Cosenza, 2000 le presenze stimate in piazza Santa Teresa per il movimento delle sardine, movimento trasversale che parla a tante generazioni diverse. Gli organizzatori hanno la faccia pulita di Cristina Rizzuti, che elenca le priorità, i problemi che la politica dovrebbe affrontare in Calabria. Io penso che comunque c'è una lista infinita delle priorità, innanzitutto il lavoro, ma che punti, cioè immaginiamo un lavoro che punti su quelle che sono le bellezze della nostra terra, e poi i trasporti e tutto quello che rende una regione degna di essere chiamata tale. In piazza anche Dario Brunori, artista che si ritrova, dice, nei valori del movimento. È una forma di reazione fresca, giovane, mi sembra in questo momento spontanea, mi auguro che rimanga spontanea e che non ci siano cappelli da parte di qualcuno che ci vuole mettere cappelli sopra. Il fatto che sia spontanea è che si muova per cercare di portare avanti un certo tipo di messaggio e soprattutto un certo tipo di visione del mondo, direi, non tanto politica quanto poetica, perché secondo me non dobbiamo pensare, io da cantante non posso parlare altro che di questo, di ciò che è poetico e di ciò che è antipoetico. La notizia politica di oggi invece è la decisione assunta da Pippo Callipo di scendere in campo con la sua lista Io Resto in Calabria, una candidatura civica che ha già registrato l'appoggio del Partito Democratico certificato dal segretario nazionale Zingaretti. Vediamo. Comincia a prendere corpo lo scenario elettorale, due annunci pesanti nello spazio di 48 ore. Il primo di Oliverio, che conferma la candidatura. La seconda giunta in mattinata è la presenza nel lagone di Pippo Callipo. L'imprenditore ha deciso di candidarsi accettando, per amore della Calabria, dice, le tante sollecitazioni. Chiarendo subito la natura civica della sua presenza, anche perché i trascorsi in politica del Re del Tonno non sono proprio vicini al PD. Morale della favola, il centrosinistra ha il suo candidato. Non ci meraviglieremmo se dovesse palesarsi un colpo di coda a questo punto anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Qualcuno, alto in grado del Partito Democratico, fa sapere, per esempio, che nel partito confidano in una marcia indietro di Di Maio, che a questo punto dovrebbe liberarsi di Francesco Aiello e sposare la candidatura di Callipo. In politica, quando la posta è alta, può accadere di tutto. Oliverio, prima di assumersi la responsabilità di muoversi in autonomia, dicono i più informati, è andato a Roma da Zingaretti per tentare per l'ultima volta di far recedere il partito dalla posizione assunta, ma si è sentito rispondere picche.
Adesso si aspetta la decisione del centrodestra che, dicono, arriverà nella prossima settimana. Intanto c'è da notare il grande attivismo di Carlo Tanzi, che col suo camper è in giro per la Calabria nel tentativo di intercettare consensi anche dentro gli schieramenti. E ci sono tante reazioni, avete sentito Zingaretti ha parlato di una rivoluzione dolce per la Calabria, mentre la deputata Enza Bruno Bossio parla di errore politico marchiano di Zingaretti. Ancora c'è il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro, che dice il PD svolta a destra, mentre il sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, dice di accogliere l'appello di Zingaretti all'unità. Tante le reazioni, le abbiamo, come dire, le vedrete in questo servizio. Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che pare abbia direttamente trattato con l'imprenditore Pippo Callipo per la candidatura, lo definisce elemento di grande novità politica e di spinta al cambiamento di cui la Calabria ha bisogno. Una rivoluzione dolce la chiama. Non la pensa affatto così la deputata Enza Bruno Bossio, che definisce Callipo tutto tranne che un candidato civico e parla di errore politico marchiano da parte di Zingaretti. PD diviso, insomma. Per il consigliere regionale Carlo Guccione è invece soluzione vincente per la prossima tornata elettorale regionale e definisce Callipo candidato di alto profilo. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del consiglio regionale Nicola Irto, che di Callipo parla come di un imprenditore che ha diffuso nel mondo l'immagine migliore della nostra regione. Lavoreremo, aggiunge, per raccontare la storia di una Calabria che non perde la speranza. Stupore espresso dalla Lega per la candidatura di Callipo, scelta definita dal coordinatore Invernizzi irrispettosa per i calabresi. La sensazione, prosegue la Lega, è che la scelta sia dovuta alla probabile sconfessione da parte del Movimento 5 Stelle del candidato Aiello e che quindi si vada verso la riproposizione dell'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. Intanto, sempre per la politica, proprio il candidato presidente alla Regione Calabria per il Movimento 5 Stelle, il docente dell'Università della Calabria, Francesco Aiello, parteciperà domani a un incontro con i meetup calabresi in vista proprio della prossima campagna elettorale. Oggi, secondo quanto si è appreso, Aiello si è incontrato con il deputato del Movimento 5 Stelle, il coordinatore Paolo Parentela, che per mettere proprio appunto gli aspetti organizzativi dell'incontro di domani. Cambiamo argomento, il lavoro, le proteste che purtroppo non mancano mai nella nostra regione. Torniamo ad occuparci dei 30 OSS licenziati dalla Coop Service, quindi prosegue questa protesta oggi il presidio dinanzi proprio all'ospedale dell'Annunziata. Vediamo. Nessun lavoratore sarà toccato. Devono passare sul mio cadavere. Così pochi mesi fa si esprimeva il commissario Cotticelli, aveva dato rassicurazione ai 92 lavoratori della Coop Service, nessuno sarà licenziato, diceva il commissario, e invece a 32 lavoratori sono arrivate le lettere di licenziamento con effetto immediato. La protesta degli operatori sociosanitari esternalizzati va avanti. Questa mattina nuovo presidio all'Annunziata di Cosenza. Avete bloccato i servizi? Sì, stamattina nessuno è partito a lavorare, giustamente, perché è come se avessero licenziato tutti noi. Sono 30, 32 ancora non si sa perché sono in corso. Può darsi che io torno a casa, trovo anche la mia lettera di licenziamento. Comunque essere licenziati così senza preavviso io credo che sia fuori da ogni ragionevole umanità. Chi è responsabile di questa azione se ne prenda le responsabilità e risolva immediatamente la situazione, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Per oltre 20 anni hanno prestato servizio nelle corsie dell'ospedale, hanno chiesto con forza di essere internalizzati, invece 32 padri e madri di famiglia sono stati messi alla porta. Ho ricevuto la lettera di licenziamento senza giusta causa. Mi chiedo qual è stato il criterio, visto che tre anni fa l'azienda mi ha fatto anche i complimenti per come lavoravo in maniera eccellente. E questi sono i risultati. Una roulette russa
che ha dato il mio nome a un licenziamento, perché non ci sono giustificazioni. Quanti anni? 24. 24 anni di onorato servizio. Sono stanchi, delusi, esasperati, si sentono abbandonati dalle istituzioni. Dalla mattina alla sera ci siamo trovati licenziati senza un motivo. Io sono pure 24 anni che sto dando l'anima. Non ce la faccio perché sono stata troppo amareggiata per tutto quello che ho fatto. Non ce la faccio. Delusi. E non va meglio per i lavoratori dello studio radiologico di Siderno che protestano perché da 5 mesi non percepiscono lo stipendio. Vediamo. Da 5 mesi senza stipendio e con il rischio che la struttura possa chiudere, i lavoratori dello studio radiologico di Siderno sono scesi in strada proclamando e attuando una giornata di sciopero per oggi. Una battaglia che vede, ed è questa la particolarità, dipendenti e proprietà non in contrapposizione. Già, perché i soci che detengono le quote non è che non vogliano pagare, anzi, tutto nasce da una decisione dell'ASP commissariata di Reggio Calabria di non erogare soldi a questa struttura dopo che la governance della stessa si è vista sequestrata 4 milioni di euro dalla magistratura che indaga per presunti doppi e tripli pagamenti di più fatture, un'accusa che è stata respinta dalla proprietà dello studio. Un'inchiesta però su una ipotesi di reato pesante che ha indotto i commissari dell'ASP a non pagare i servizi erogati dallo studio radiologico fino a quando la vicenda non sarà chiarita. Un effetto domino che in questi mesi comunque non ha bloccato l'attività dello studio, una eccellenza riconosciuta in tutto il meridione. I dipendenti hanno infatti garantito e continueranno a garantire le loro prestazioni. La paventata chiusura di questa realtà, oltre per la grave perdita in termini occupazionali, suscita preoccupazione sociale e molti oggi hanno fatto sentire la loro voce. Cittadini, studenti, sindacati si sono ritrovati davanti alla sede dello studio per chiedere soluzioni immediate. Ieri una delegazione di dipendenti ha incontrato il prefetto di Reggio Calabria. Dall'incontro è emerso che l'ASP di Reggio è intenzionata a pagare la mensilità di marzo, ipotesi considerata insufficiente dai lavoratori. Intanto, lunedì, il pool di legali che assiste allo studio radiologico presenterà al GIP di Locri istanza di dissequestro dei 4 milioni di euro bloccati. Agricoltori calabresi pronti alla mobilitazione, il settore in crisi, molte le aziende in ginocchio. Il prossimo 4 dicembre a Lamezia Terme la protesta promossa da Agrinsieme. Vediamo. L'agricoltura calabrese in ginocchio, la crisi che attanaglia il settore, in particolare il comparto olivicolo, sta creando serie difficoltà agli imprenditori agricoli. A ciò si aggiungono i recenti eventi alluvionali che hanno causato danni in molte aree della regione. Diverse le aziende ormai in ginocchio. Agrinsieme Calabria lancia l'allarme e per il 4 dicembre prossimo a Lamezia ha promosso una protesta per richiamare l'attenzione delle istituzioni su un comparto importante per l'economia calabrese. Il 4 ci sarà questa protesta per portare avanti un discorso di precarietà del nostro mondo olivicolo. Noi siamo reduci da circa 3 anni di campagne negative e a queste si sono aggiunte quelle che sono i prezzi di mercato che sono calati tantissimo. Quindi abbiamo un settore in ginocchio, un settore che conta per la nostra agricoltura economicamente qualcosa come circa 500 milioni di fatturato. Noi, su un dato di 1.400 milioni del comparto agricolo calabrese, quindi noi rappresentiamo il 25%. Quindi una fetta economica importantissima per la nostra Calabria, per un settore importantissimo per l'agricoltura e con questa manifestazione vogliamo sollecitare le nostre istituzioni affinché sulla olivicoltura prestino un occhio benevolo in modo diverso da quello che è stato finora, perché l'agricoltura e l'olivicoltura non hanno mai avuto quell'input da parte delle istituzioni per migliorarsi, per rimodernizzare tutti gli impianti che ci sono, dare la possibilità alle aziende olivicole di essere presenti sui mercati con delle campagne promozionali forti, significative e tutto questo che
sono le cose importanti che ci mancano e che fanno che il nostro prodotto venga messo alla stessa stregua di quella che è una concorrenza sleale di altri paesi che hanno un prodotto molto inferiore sia qualitativamente al nostro e sia anche per i prezzi di produzione che loro hanno molto bassi. La Regione Calabria ha presentato a Vibo Valentia il report sull'andamento turistico nel 2019 e i dati sono lusinghieri perché si parla di presenze in aumento, in particolare si è registrato un più 2,6%. Vediamo. Viaggio in Calabria, le tappe di una crescita. È stato questo il tema dell'incontro evento organizzato dalla Regione Calabria nella sala conferenze della Camera di Commercio di Vibo Valentia per riflettere sull'evoluzione del comparto turistico negli ultimi 5 anni. L'evento è stato aperto dai responsabili dell'Osservatorio Turistico Regionale con la comunicazione dei dati che vedono anche per il 2019 il turismo calabrese in crescita del 2,6%. All'aumento dei flussi turistici hanno contribuito senz'altro i numerosi investimenti per potenziare gli aeroporti calabresi, la qualità sempre più alta delle strutture ricettive, una mobilità più semplificata, ma anche nuove strategie messe in atto con costanza e determinazione. Innanzitutto cercando di allargare, di comprendere nell'offerta turistica non solo il turismo balneare che ormai per noi è un prodotto maturo, ma di allargare anche al turismo naturalistico, al turismo esperienziale, al turismo sportivo, al turismo enogastronomico. L'incontro Viaggio in Calabria, le tappe di una crescita, è stato articolato in 3 focus. Il primo, ROS 1000, ha presentato la nuova piattaforma di cui la Regione si è dotata per la raccolta dei dati in tempo reale. Il secondo focus sul tema distretti turistici regionali ha dato contezza del percorso avviato grazie alla legge regionale numero 2 del 25 gennaio 2019. L'obiettivo della legge era ed è quello di realizzare uno strumento di programmazione dal basso, cioè di consentire alla regione di redigere importanti strumenti come lo strumento della programmazione turistica triennale, come quello dei fondi europei e quant'altro, concordandoli con i territori. L'ultimo focus è stato dedicato al racconto dell'evoluzione della destinazione Calabria. Le conclusioni della giornata sono state affidate al presidente della regione, Mario Oliverio. La giornata di oggi è stata importante perché ci ha consentito di fare un focus importante su quelli che sono stati questi 5 anni e anche su quelle che sono le problematiche sulle quali affinare e ancor più avere attenzione e investimenti perché questo settore possa realizzare uno sviluppo sostenibile della Calabria. Alla Camera di Commercio di Cosenza una giornata di studi dedicata al rapporto che c'è tra banche e imprese. Vediamo. La Camera di Commercio di Cosenza, attenta ai nuovi modelli di business che mettono insieme tradizione e tecnologie 4.0, ha organizzato una giornata studio sul rapporto banche-imprese, a cui hanno partecipato studenti, manager, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni del territorio. La Camera di Commercio è sempre attenta con la guida del Presidente Algeri a cercare di innovare il processo produttivo e quello che è il rapporto tra le imprese e il mondo bancario. Non si può prescindere quindi dal fornire alle imprese che rappresentiamo una conoscenza che gli consente di affrontare nuove sfide e di creare così sviluppo sia delle stesse imprese che sul nostro territorio. Tra i relatori presenti alla giornata evento, il professor Roberto Ruozzi, già rettore dell'Università Bocconi di Milano, che si è soffermato ad analizzare il rapporto tra le nuove tecnologie applicate alla finanza bancaria e alle economie d'impresa. Non è un momento molto felice per il rapporto fra banca e impresa. E quindi, se si vuole che questo migliori a beneficio del Paese, è indispensabile che da un lato le banche si ristrutturino e dall'altra parte è anche necessario che le imprese imparino ad essere più trasparenti, ad avere delle strutture amministrative migliori, a far capire meglio quello che sono. Ecco, quando ci fosse un rapporto più trasparente fra entrambe le parti, probabilmente le cose potrebbero diventare migliori.
Siamo alla cronaca con le nostre brevi. Si aggirava per il centro di Cosenza, città che aveva scelto come sua dimora, ma sul suo capo pende un provvedimento di obbligo di non permanenza sul territorio nazionale, adottato per motivi di sicurezza. Il 31enne romeno, arrestato oggi dal personale delle volanti della questura di Cosenza, ha infatti precedenti per rapina a mano armata e violenza sessuale, fatti gravissimi per i quali si era meritato il provvedimento di allontanamento dall'Italia, evidentemente tuttora non rispettato. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo, hanno scoperto il suo status, dopo l'arresto è stato sottoposto a giudizio per direttissima e allontanato mediante accompagnamento fuori dai confini nazionali. Il nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Cosenza ha recuperato due dipinti che erano stati sottratti nel settembre del 94 dal santuario della Madonna dei Bagni di Scafati a Salerno e saranno riconsegnati alla comunità francescana della provincia. Sono due dipinti olio su tela risalenti al XVIII secolo. Il recupero è stato possibile grazie a un controllo amministrativo eseguito in un esercizio commerciale di antiquariato di Crotone, che ha portato anche al recupero di un altro dipinto oggetto di furto e di opere contraffatte di un noto autore contemporaneo. Una pistola revolver nascosta in un borsone riposto nell'armadio e 57 proiettili tra la tasca di un giubbotto e un contenitore stipato in cucina. A scoprire armi e munizioni, i carabinieri della stazione di Vibo Marina, una volta perquisita la casa di un 39enne già noto alle forze dell'ordine nella frazione di Longobardi. L'uomo è finito in manette per detenzione illegale di arma clandestina. Personale del commissariato di Gioia Tauro da polizia ha arrestato un 19enne di nazionalità nigeriana per il possesso di 300 grammi di cannabis. Gli agenti dei volanti, nel corso di un servizio a Rosarno, hanno proceduto al controllo del giovane che aveva uno zainetto. All'interno è stata trovata la sostanza stupefacente confezionata in una busta di cellophane. Restiamo a Cosenza. Oggi gli studenti dello Scorza in un corteo silenzioso per dire no alla violenza. Vediamo. Culminato in piazza 11 settembre a Cosenza il corteo silenzioso degli studenti del liceo scientifico Scorza, che anche quest'anno hanno sostenuto il messaggio della non violenza della Fondazione Roberta Lanzino, una iniziativa nata 14 anni fa, 10 anni di collaborazione tra scuola e fondazione, con i ragazzi che hanno lavorato sul tema delicato e consapevolmente scelto d'esserci oggi per dire no alla violenza su donne e minori. E oggi c'è stata proprio una coralità di partecipazione condivisa, attiva, proprio effervescente direi, perché sia dal liceo Scorza, qui a fino a piazza 11 settembre, il corteo si è ingrossato, gente che poi veniva e reggiava, perché ha voluto partecipare a questo grosso problema. E poi e noi l'avremmo dovuto tenere lunedì scorso, perché non l'abbiamo potuto effettuare per inclemenza del tempo, e con ciò l'abbiamo fatto. E oggi è stato veramente un corteo sublime, eccezionale, e piena di una presa di coscienza che bisogna finirla con questa violenza sulle donne e sui minori. Certo, si sono fatti due grandi passi avanti e si continuerà. Perfetto. Una mostra invece, una originale mostra, ci porta a Vibo. Il cibo rappresenta per l'individuo e la società un significato simbolico e relazionale che va oltre il valore nutritivo e la necessità di alimentarsi. Essendo un piacere spesso condiviso, assume un aspetto collettivo che racconta la cultura dei luoghi e l'appartenenza sociale. Partendo da questa considerazione è stata allestita una mostra ideata e prodotta da Blue Ocean, che propone gli scatti di Penny de los Santos, considerata una delle più grandi fotografe contemporanee sul tema Food Culture and Food Ways, tradizioni e culture del mondo, inaugurata in prima nazionale a Vibo Valentia, a Palazzo Gagliardi. Un lavoro, quello della fotografa Penny de los Santos, che è un viaggio nella più pura espressione dell'identità culturale di popoli e nazioni, elemento fondamentale di sviluppo sostenibile e di coesione sociale. La mostra rimarrà aperta a Vibo Valentia fino all'8 gennaio e sarà animata dagli studenti dell'Istituto Alberghiero. Vibo si conferma location privilegiata per la prima nazionale. L'anno scorso con Planet vs. Plastic di Randy Olson abbiamo iniziato il percorso del circuito d'Italia proprio da Vibo e da questa splendida location che è Palazzo Gagliardi. Il tema di quest'anno, il cibo, che è un elemento identitario. Sicuramente si potrebbe definire come la cultura più intima di un popolo,
forse ecco, attraverso il cibo e tutto ciò che ruota intorno a questa diciamo, celebrazione quotidiana si può studiare effettivamente l'animo. Siamo allo sport, la Serie B, il Cosenza impatta con lo Spezia in casa per 1-1 nell'anticipo della 14ª giornata del campionato proprio di Serie B. Intanto il Crotone oggi ha pareggiato in casa con il Cittadella, vediamo. Non era facile rialzarsi dopo Ascoli, il contraccolpo psicologico di una sconfitta da dinamica molto particolare era prevedibile, così come l'approccio timido e un po' impacciato dei rossoblù, a cospetto di uno Spezia sbarazzino sicuramente più sereno. Il Cosenza ci ha provato a spazzare via fantasmi e nubi e in parte ci è riuscito. Una calma apparente che ha caratterizzato il primo tempo, minata dalle sortite dei Liguri, da tenere a bada e lontani dall'area di rigore. Poi il lampo di genio di Canutè al tiro da centrocampo con Scuffè costretto a indietreggiare per deviare il pallone oltre la traversa. La giocata è stata premiata con qualche secondo di ritardo. Dal corner battuto da Baez ci ha pensato Emmanuel Riviera a sbloccare la gara con il suo quarto gol in maglia rossoblù, un altro pezzo pregiato del repertorio d'attaccante della Martinica. Fin qui un copione accettabile e comprensibile, ma nella ripresa l'ormai solito scenario, stravolto soltanto nella gara con la Cremonese, il Cosenza che ha fallito l'occasione del raddoppio con Scuffè che ha stoppato il tentativo di Masciacci e lo Spezia che è riuscito a sfruttare l'unica chance trovando il pareggio con la triangolazione chiusa da Ragusa. In 11 contro 10 per l'espulsione di Ramos e con Greco al posto dell'infortunato Canutè, il Cosenza ha provato un rabbioso assalto all'area spezzina, rimasto infruttuoso, le speranze dei Lupi di conquistare i tre punti sono infrante dal triplice fischio di una gara che sa tanto di incompiuta, lascia amarezza e tanta voglia di invertire un trend negativo. Mi dispiace perché è ricorrente l'ingenuità nell'azione dei gol, perché se andiamo a vedere ad Ascoli abbiamo fatto delle cappellate, oggi se a uno gli viene in mente di andare e correre con lui interviene, al limite fai fallo, non puoi prendere il gol sull'1-2, lasciarlo. Poi ce ne va bene una, che Capella lo tocca e va 10 centimetri più là della mano di Perina. Però sono dati di fatto, risultati non riusciamo a tenerli, perlomeno non nella misura dell'anno scorso, perché è la verità, è inutile nascondersi, perciò qualcosa vuol dire che anche noi stiamo sbagliando, che dobbiamo migliorarci, perché è un dato di fatto, se una squadra non riesce a portare in fondo quelle 4-5 volte che va in vantaggio anche di 2 gol, vuol dire che dobbiamo migliorarci e questo è un dato di fatto, qui nessuno si può nascondere. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di tempo variabile e debole instabilità, che si concentrerà maggiormente nella giornata di sabato, a causa del continuo flusso di correnti umide occidentali. Nel corso della giornata di domenica inizierà un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Domani cielo generalmente parzialmente nuvoloso con possibili deboli piogge distribuite a macchia di leopardo. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mosso il Mar Tirreno con venti di direzione variabile, poco mosso il Mar Ionio con venti dai quadranti orientali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.